Ciao Vale. Ciao ragazzi, ciao. E ci racconti cosa è successo, perché abbiamo fatto fatica a capirlo anche dalle immagini. Sì, grande peccato, perché stamattina abbiamo modificato un po' di cose e in gara stavo andando abbastanza bene e stavo cercando di recuperare e sono arrivato dietro Nakagami e ho provato a passarlo alla curva 8, però purtroppo ero un po' fuori traiettoria e quando sono entrato mi si è chiuso davanti e purtroppo ho steso anche lui. E quindi mi dispiace molto. E peccato, perché sembrava che potevo andare abbastanza bene, ecco, però è finita subito. Guido. Ciao Vale. Senti, ciao. Ci chiedevamo infatti se il tuo risposto, cioè il ritmo poteva essere meno peggio di come era andata fino a questa mattina, giusto? Questo vuol dire che alla fine del warm-up avete fatto un po' il colpo del matto, cioè una modifica radicale per trovare quel feeling che non avevi nei giorni scorsi? È stato un weekend molto difficile dove sono stato più o meno sempre in difficoltà, ma andiamo via con una speranza, perché stamattina abbiamo modificato un po' di cose e in gara ero veloce, avevo fatto già un buon giro, avevo già fatto 34-0 quando avevo la strada libera e quindi mi sentivo molto più competitivo che nelle prove, ecco, però poi ho sbagliato. E partendo indietro è sempre più difficile e ho fatto un errore e mi dispiace di aver preso anche Nakagami. Sanchio. Ciao Vale, innanzitutto stai bene, no? mi auguro. Sì, perché sì, la botta sto bene, è stata andata grossa, bene, perché abbiamo dato anche una bella botta, tra l'altro. Porca. Sia io che lui, lì si va abbastanza forte. Ecco, io la mia domanda è questa: se domattina avessimo l'FP1 di venerdì, con il setup che ti sei trovato magari questa mattina, secondo te il Gran Premio andrebbe tutto in maniera differente il weekend? Cioè, hai trovato una base che ti ha dato molto? Guarda, è stato un weekend anche abbastanza sfortunato, perché ho perso i primi 20 minuti dell'FP1 e poi soprattutto ieri il giro buono ero riuscito a farlo, ma sono andato nel verde, quindi sono partito indietro. Ma il più grande problema era che ero lento, ecco, non avevo il passo e andavo piano. E quindi ero abbastanza preoccupato e invece oggi andavo un po' meglio, ecco, quindi avrei potuto essere più competitivo, però è difficile rispondere alla tua domanda. Fortunatamente c'è un'altra gara subito al Sachsenring, quindi lì vediamo. So che Zan vorrebbe fare una domanda, ma siamo un po' tiratini, ragazzi. Ah. Perché ci sono tanti giornalisti. Spara, Joe, spara. Ciao ragazzi, ci vediamo settimana ciao. prossima. Ciao.